Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura siamo a Torre del Greco per parlare di sanità. Inaugurato questa mattina all'ospedale Maresca l'ambulatorio per la prevenzione del melanoma, il secondo dopo Pollena nell'ASL Napoli 3 Sud. Continuiamo a parlare della campagna vaccinale e della terza dose. Il governatore De Luca fa il punto della situazione anche sul fronte della scuola. Stabili i contagi nei comuni del Vesuviano, nuovi casi a Torre del Greco, a fronte di nuove guarigioni invece a Torre Annunziata. Torniamo a Torre del Greco, partiti i progetti di pubblica utilità per i percettori del reddito di cittadinanza. Ne abbiamo parlato con il consigliere comunale Antonio D'Ambrosio, Gori partner del la mostra Gocce d'acqua, installazione artistica a Villa Fiorentino a Sorrento fino al prossimo 26 settembre. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Inaugurato questa mattina all'ospedale Maresca di Torre del Greco l'ambulatorio per la prevenzione del melanoma, il secondo nell'ASL Napoli 3 Sud dopo quello di Pollena. Sono intervenuti i vertici aziendali, la vicepresidente del Consiglio regionale Loredana Raia e il gruppo operativo progetti, dermatologi, sociologi, operatori informatici guidato dal dottor Carmine Pizza. L'apertura di questo secondo centro nasce dopo appena 8 mesi quello di Pollena, ed è proprio stato l'apertura di Pollena ci ha dimostrato la reale necessità di tale struttura. Pur effettuando 2.300 visite in 8 mesi, operando 100 lesioni, sono usciti 27 melanomi tra le altre cose. Ecco, nonostante tutto questo impegno di lavoro, le prenotazioni purtroppo arrivano a febbraio. Molto probabilmente ci prepariamo all'apertura di un terzo centro, perché il nostro obiettivo è quello di coprire tutta l'ASL offrendo gli stessi servizi. Questo ambulatorio sarà aperto tutti i giorni al pubblico? L'ambulatorio è aperto perlomeno 4 giorni a settimana, le prenotazioni avvengono tutti i giorni dalle 9 alle 15, ci sono dei numeri dedicati, ci sono delle persone dedicate a tale compito. Quindi le attività sono svolte da un'equipe di medici? Sono progetti regionali. 2 anni fa De Luca ci ha dato dei soldi, per la precisione 2,5 milioni per quanto mi riguarda, riguardo il mio settore. Io ho cercato di spenderlo tutti quanti assumendo 10 persone con contratti 15 OCTS per 3 anni, apparecchiature all'avanguardia, tornando al nostro centro. Il nevoscopio di cui è dotato è il più moderno allo stato attuale. Quindi qui in sostanza avverrà la diagnosi precoce? La diagnosi precoce e l'asportazione. Poi abbiamo le oncologie, tanto a Pollena che a Nola, dove purtroppo in casi di melanoma che vanno trattati c'è anche questa possibilità. Tutti questi servizi sono completamente gratuiti, senza impegnativa, per snellire, per non dare, diciamo, ulteriore carica ai medici di base che sono già operati al lavoro. L'unica cosa è che bisogna prenotarsi a dei numeri dedicati che compaiono nelle locandine e si ottiene risposta immediata e con relativa prenotazione. Il centro, dotato di un nevoscopio all'avanguardia, si trova al primo piano del nuovo padiglione e potrà erogare circa 80 visite settimanali, seguite da eventuali interventi chirurgici in loco. I servizi offerti saranno gratuiti, previa prenotazione ai numeri dedicati e senza impegnativa del medico curante. Oggi l'offerta dell'ospedale Maresca si arricchisce di un nuovo servizio. Sì, perché il management aziendale sta rispettando l'impegno che ha preso 2 anni fa, in cui nella diffidenza generale noi sostenemmo che avremmo qualificato l'ospedale per quelle che erano delle proprie caratteristiche. Quali saranno i prossimi step per questo ospedale? Noi stiamo puntando sul discorso di aprire vicino al pronto soccorso quella che è una terapia subintensiva
e poi chiaramente la riqualificazione sia delle camere operatorie che chiaramente dei reparti. Per metà ottobre faremo il concorso per il primario di fisiatria e riabilitazione e secondo il piano ospedaliero uno dei reparti di abitazione della ASL è qui a Torre del Greco. Questo ambulatorio servirà un comprensorio con oltre 300.000 abitanti, quindi che l'offerta ospedaliera si implementi, ma soprattutto si implementi di servizi e di attività ambulatoriali che servono alla popolazione per salvarsi la vita, diventa oltremodo fondamentale. Lei prima parlava anche della cosmesi. Sì, io penso che dobbiamo cominciare anche qui all'ASL Napoli 3 Sud, come accade già presso l'Università Federico II, ad occuparci delle pazienti fragili, malate oncologiche e dedicare loro dei momenti di cura che riguardano non solo la cura del corpo, ma anche la cura di sé, far ritrovare a queste pazienti una voglia di superare la malattia e il momento difficile anche attraverso la bellezza. Dunque, step by step, questo ospedale, dopo anni di tagli e ridimensionamenti, sta nuovamente ampliando la sua offerta di servizi. Assolutamente, abbiamo alle porte grandi progetti. A cominciare dall'autonomia di questo ospedale, a partire da questo, insieme ai lavori che cominceranno a breve, il progetto è pronto, esecutivo e quindi devono essere solo avviati i lavori, 6 milioni di euro investiti, riqualificazione totale del terzo e quarto piano, ricordiamo le sale operatorie che sono state recentemente riqualificate, ricordiamo che qui finalmente abbiamo la possibilità di rispondere al bisogno di salute per quanto riguarda i LEA della frattura di femore. Stiamo lavorando a un potenziamento della presenza dei cardiologi che diventa fondamentale per assicurare un approccio terapeutico a partire dal pronto soccorso sempre più rispondente alle esigenze dei pazienti. Continuiamo ad andare avanti perché crediamo fortemente anche in un'epoca che speriamo di considerare presto post pandemica. L'offerta sanitaria pubblica deve essere sempre di più all'altezza di rispondere al bisogno di salute dei pazienti. Terza dose e anno scolastico appena avviato. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, fa il punto della situazione sulla campagna vaccinale e in particolare sulla somministrazione della terza dose partita lunedì 20 settembre. Ci stiamo preparando per la terza dose per il personale sanitario, per il personale delle residenze sanitarie assistite. Ho visto che si estende l'obbligo per chi fa assistenza domiciliare, per le badanti, per i lavoratori autonomi, per tutti. Bene, bene così. Più andiamo avanti nella campagna di vaccinazione, più si avvicina la data nella quale potremo tornare alla vita normale. Sul fronte della scuola, De Luca ribadisce che il nuovo anno è partito in condizioni di sicurezza. Voglio rivolgere un saluto al mondo della scuola, cominciato anche da noi l'anno scolastico. Non mancano i problemi, ma abbiamo una condizione di sicurezza che sicuramente è incomparabilmente migliore rispetto a un anno fa. E questo ci rasserena. Stiamo continuando a fare le vaccinazioni agli studenti, avremo sempre più camper anche davanti alle scuole per agevolare la campagna di vaccinazione. A fine 2021 valuteremo se a gennaio o febbraio fare anche la terza dose al personale scolastico, valuteremo sulla base dell'andamento dell'epidemia. Restano stabili i contagi nei comuni vesuviani. Nel comune di Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino, si sono registrate 9 nuove guarigioni, certificati invece 12 casi di positività, di cui uno in regime ospedaliero. Continua a mutare dunque il bilancio dei contagiati, con 88 attualmente positivi, di cui 10 ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata non si sono registrati casi di contagio nelle ultime 24 ore, a fronte di 14 tamponi processati. Al contempo si registrano 2 guarigioni. Sono 52 i cittadini attualmente positivi.
Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 48.205. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 21.708, il 52%, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 26.497, il 64%. Consigliere Antonio D'Ambrosio, sono finalmente partiti i progetti di pubblica utilità. Chi vedono protagonisti e a chi sono destinati? Finalmente anche a Torre del Greco sono partiti i progetti del PUC, PUC per lavori di pubblica utilità comunale, rivolti a tutti i possessori percettori del reddito di cittadinanza. Quindi finalmente chi possiede il reddito di cittadinanza potrà rendersi utile dando un aiuto e un asilo al comune. Che tipo di attività verranno fatte? Sono stati finalizzati dei progetti inerenti ai vari settori dell'ambito comunale, partiranno, anzi già sono partiti, per quanto riguarda la guardiania e la custodia nei locali del cimitero, poi si partirà con la pulizia del verde, con l'oasi vesuviana e poi tutto il resto, la progettazione e la formazione presso l'associazione La Sticca. Per quanto tempo dureranno queste attività? Le attività sono rivolte ai percettori fino alla durata del loro reddito, quindi per minimo 6-8 mesi avremo questi utenti che daranno veramente una mano e un ausilio al comune, perché il problema dei dipendenti è un forte problema che non solo riguarda la città di Torre del Greco, ma come ben sapete è un problema di carattere nazionale. Quanti sono i percettori del reddito di cittadinanza che verranno coinvolti? Attualmente i percettori a Torre del Greco siamo sul migliaio di domande, quindi ci sono quasi 2.000 utenti, però sono stati nel corso dell'anno precedente sono state selezionate tramite dei colloqui, quindi non sono stati chiamati ancora tutti, anche perché dei mesi siamo stati fermi purtroppo per questa pandemia, i colloqui in presenza erano vietati. Abbiamo riattivato le procedure, questo anche all'aiuto del dirigente, del personale dell'ambito Napoli 31, quindi piano piano cerchiamo di attivare anche altri utenti. Gori, partner della mostra collettiva Gocce d'acqua, che racconta il legame tra acqua e vita. L'installazione artistica sarà accolta fino al prossimo 26 settembre presso la splendida location di Villa Fiorentino a Sorrento. Gocce d'acqua è un'espressione di un progetto un po' più ampio, Campagna Bellezza del Creato. È un progetto che fondamentalmente racconta il buono e il bello della nostra regione. Allora abbiamo raccolto una serie di immagini che documentassero la bellezza delle acque all'interno del nostro territorio. E l'arte ci ha aiutato meglio a rappresentarla. Gocce d'acqua, questa installazione artistica, è nient'altro che il racconto che tanti ragazzi degli istituti d'arte e tanti artisti hanno fatto. È sembrato assolutamente opportuno cogliere questa possibilità dataci dal maestro Tajano di dare un contributo a questa iniziativa, perché è un po' la sintesi, questa iniziativa, di una serie di cose nelle quali noi crediamo fortemente. Credo che si debba investire molto sul nostro territorio, sulle bellezze del nostro territorio e sulle opportunità che il nostro territorio ci dà, cominciando proprio dall'acqua, e credo si debba investire nella creazione di una educazione, di un'attenzione, di una cultura su un bene primario come quello dell'acqua. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare una mail alla nostra redazione all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani.